una visione distorta, viene spesso relegato a quelle forme di mero intrattenimento. In realtà il musical non solo ha una storia molto illustre, ma come linguaggio ha in sé degli aspetti e delle caratteristiche che vanno anche ben al di là delle questioni solo artistiche ed estetiche. Il musical è una sintesi straordinaria di tutti i linguaggi del teatro, dalla danza alla recitazione, al canto, poi ci sono le scenografie, c'è la musica, favorisce la relazione, favorisce l'aggregazione, favorisce il lavoro di gruppo. Quindi c'è tutto un processo creativo che viene prima dello spettacolo, che è quello dove la persona e il gruppo approfondiscono l'esperienza e si confrontano con i temi che poi saranno oggetto della messa in scena. Era una passione che io avevo da sempre, quella del musical. Sono riuscito a realizzare il primo musical, che era esattamente Piccola Bottega degli Orrori. Chris era lo spettacolo che ha portato tantissima gente. Infatti sono quasi 16 anni, anche quest'anno lo rifaremo, che noi giriamo con Grease, varie edizioni, varie cose. Di non credere che dire musical è dire una cosa differente dalla parola teatro. È teatro, prima di tutto. E questo è molto importante, perché se si dimentica che prima facciamo teatro, è finita. Che il musical non sia teatro, ma sia una cosa dove si balla e si canta, si sbaglia. Non ha bisogno di traduzione, perché forse non capisci le parole, ma capisci assolutamente il sentimento di chi canta. Se è arrabbiato, se è triste, se è disperato, bastano quattro note per capire l'anima, il sentimento della musica, no? Quindi è una grande, arriva immediatamente al cuore delle persone. Per questo l'opera dell'Ottocento era uno spettacolo popolare, e popolare non è una parolaccia, adesso è diventata una cosa d'élite, ma evviva le cose popolari, perché se no non ci sarebbe tutta questa gente appassionata del teatro. Lo stesso teatro medievale era in gran parte teatro musicale. Ho avuto la fortuna, ad esempio, di assistere all'unico, diciamo, caso di teatro medievale che esiste ancora oggi, cioè che è passato attraverso i secoli, ed è una rappresentazione sacra che si svolge ogni 15 di agosto a Elche in Spagna, diciamo vicino a Valencia. Probabilmente molti di voi non sanno che William Shakespeare ha scritto una sessantina di canzoni che sono disseminate nei suoi testi teatrali, ma che raramente anche qui. Quindi educare alla cultura, educare anzi è fare anzitutto percorso emotivo e non solo razionale. Da questo punto di vista l'arte può essere importante per l'educazione, per la formazione, più della scuola razionale. In cielo e in terra, e ogni volta una passione. Uscite dalle case e scendete per le strade. Stanno a...
giocato su, sull'intelligenza dell'attore, che cosa vuol dire per un attore risolvere problemi, che è l'intelligenza dell'attore, cioè che non è l'intelligenza semplicemente creativa, è intuitiva più che creativa. E abbiamo fatto vari esercizi su questa cosa qua. Adesso pensate il personaggio, quello che proprio non vi riesce minimamente, cioè che se un regista vi dà quel personaggio sicuramente lo fate male. Quello proprio più lontano dalle vostre corde, quello di cui vi vergognate, quello che molto probabilmente assomigliano un po' a voi stessi. Pensate a una cosa che proprio vi riesce male, che voi sapete che vi riesce male. Essere registi di se stessi ti dà quella giusta dose di distacco da quello che fai, che è fondamentale, perché sennò ti prendi troppo sul serio, sennò pensi che quello che stai facendo è qualcosa di personale, di tuo, quindi se ti viene male sei tu che sei cattivo, sei tu che sei sbagliato. Non è così, quello che fai è un pezzo di creta di argilla modellato, ti devi distaccare dal tuo lavoro, e il regista ha questa capacità di distaccarsi dal lavoro, cioè di guardarlo e vedere quello che si fa. Questo in un attore è molto importante, perché gli crea ironia, gli dà ironia, che non è ironia quella che si, per ridere, è l'ironia della trascendenza, cioè trascendere dal lavoro, starci sopra, guardarlo e goderne. Abbiamo fatto diversi esercizi, non sempre facilissimi, perché l'insegnante ci ha fatto subito mettere alla prova, interpretando personaggi che ci riuscivano meglio, peggio, esercizi di movimento all'interno dello spazio, anche muoversi con degli oggetti, interagire con degli oggetti, con altre persone che non conoscevamo, insomma, cose non sempre facili, però molto divertenti. È bello, è divertente perché comunque è un'esperienza in cui conosci altre persone, fai quello che ti piace perché comunque è una passione. Anche dagli altri ragazzi si può imparare qualcosa, perché comunque siamo tutti particolari, abbiamo il nostro modo di fare, è importante per me vedere altri, capire i loro punti di forza, cioè c'è molto da imparare. Sicuramente per passione, una grande passione per il musical, ma anche per dare giustizia a una figura non solo storica, ma per tutti i cristiani e per tutte le religioni davvero fondamentale. Questo mi ha tanto fatto pensare che mancava un musical che direttamente attinto dai Vangeli e in chiave esclusivamente musicale potesse raccontare umanamente la storia di questa grande donna. Questa compagnia per me è qualcosa di incredibile, proprio perché sono tutti giovanissimi e questo comporta solo dei grandissimi vantaggi. La difficoltà della selezione è stata nel trovare non soltanto la miglior voce piuttosto che l'attore più bravo, ma quanto delle figure che avessero, oltre alla dote artistica,
una dote in quanto persone che volevano condividere un'esperienza di relazione, di comunità, di famiglia, perché la caratteristica di questo gruppo è proprio quello di mettere insieme i giovani insieme alle famiglie, quindi nel complesso poter essere tutti una famiglia che vive una esperienza innanzitutto di relazione che poi si trasforma in un'esperienza artistica. Siamo buttati nel tip-tap, che è forse il fiore all'occhiello del mondo del teatro musicale e di conseguenza è molto amato sia dai ballerini che dagli attori. Ne abbiamo un'idea di grande difficoltà e complessità e da anni sto lavorando per renderlo pop, popolare, tra virgolette, perché è un tipo di danza che è diventato più semplice, è diventato per me un modo di arrivare alla ritmica delle persone al di là della tecnica di danza, no? Al cuore, al battito del cuore, diciamo. E la gente pensa sempre che sia impossibile, queste ragazze addirittura un paio avevano fatto tip-tap, hanno fatto tip-tap e si sono mescolate alle altre, hanno dato il loro contributo, tutte le altre avevano un background molto misto, ma tutte quante sono appassionate di teatro musicale, di musica. E questo ha fatto sì che stiamo arrivando a un risultato sorprendente, stiamo montando una delle mie coreografie di repertorio, tanto non è solo cilindro e cappello, ma folklore irlandese, black music, soul music, funky tap, esistono veramente tante forme diverse a cui applicare questa magia della ritmica prodotta con i piedi. Danza. Danza. Bello, veramente bello. Cioè all'inizio ero partita, boh, il tip tap, io e la danza non stiamo, cioè siamo due opposti. Cioè fare 8 ore ovviamente di corso tutte sul tip tap eravamo un tantino così incerte, invece è stata veramente bellissima un'esperienza e solo in 4 ore siamo riuscite già a montare un pezzo di coreografia, a imparare un sacco di passi. Parroco, Monsignor Walter Amaducci, e abbiamo colto come compagnia questa opportunità, abbiamo deciso di realizzarla in scena. Allora, lo spettacolo è nato per rispondere a due tipi di esigenze, la prima quella aggregativa, in quanto la nostra compagnia è una compagnia amatoriale parrocchiale, quindi per dare una proposta ai giovani della parrocchia, e in secondo luogo come annuncio, in quanto è un tema sacro, racconta la vita dell'Apostolo Pietro, in particolare le ultime ore, quelle del martirio. Certo, le figure che più emergono appunto sono quella di San Pietro e di Nerone, in quanto vengono messi anche a confronto e a contrasto, quindi una corte neroniana sfarzosa, lussuriosa e incentrata sul piacere, dall'altra la testimonianza
appunto dell'apostolo di Pietro che cerca strenuamente di ripercorrere quelle che sono le proprie tappe fondamentali accanto al proprio maestro. Siamo i bastini dell'imperatore, siamo la sua forza e lui la nostra, siamo gli artigli di Nerone, non basta l'aquila, volare in alto. Signore, salvami. Un'emozione pazzesca Next Musical Generation, anche perché sono arrivati un sacco di ragazzi fantastici, pieni di voglia di fare e anche molto preparati, devo dire, quindi è stato ancora più entusiasmante. I ragazzi li ho visti molto molto entusiasti, quindi questa è una cosa molto utile penso anche per loro, perché come sappiamo il musical fa parte della cultura. Lunedì per cominciare bene, martedì non se ne può già più, mercoledì se il cuore non ti tiene c'è un segreto per tirarti su. Quanto mondo intorno, che bellezza mamma mia, il paradiso è appena un passo fuori casa mia. Buongiorno, un nuovo giorno e chi arriva da lontano a chi prenderà la vita per il pezzo d'oro. Suona la campana per chi sta facendo tardi, chi rimane ancora letto, sono solo i sogni. Tu dovresti stare a scuola perlomeno da mezz'ora, non c'è posto in questo mondo per chi non lavora. Il gruppo si è amalgamato molto bene in pochi minuti, direi dopo una decina di minuti, sono stati tutti molto disponibili. Infatti questo è un atteggiamento utilissimo quando sia nella vita di tutti i giorni, sia in un'equipe così bella come il musical, perché si passano tante ore insieme e loro l'hanno proprio vissuta nel modo più positivo possibile, e credo che molti di loro possano avere veramente un futuro su questo ambiente. Chiara, insomma, è una bravissima insegnante, ci ha spiegato tante cose riguardo al musical e di come l'attore deve approcciare nel mondo dello spettacolo, soprattutto attore e cantante in questo caso. Estremamente sperimentale, perché ha veramente degli elementi che
non abbiamo ancora mai riscontrato in altre esperienze. È stato costruito in meno di 3 mesi, partendo da 7 gruppi diversi della diocesi che si sono messi in gioco creando la propria parte di spettacolo. E il debutto è stato l'unico momento in cui questi gruppi si sono incontrati, per cui vedere quello che è venuto fuori da questo esperimento, devo dire veramente che ci fa anche sperare di riproporre questo tipo di esperienza. Dei ragazzi anche di intervenire nei contenuti, di intervenire nelle scelte artistiche e in qualche modo anche di coinvolgerli di più, li porta poi anche ad essere responsabilizzati e quindi poi portare anche molto impegno in questi spettacoli e quindi poi anche portare grandi risultati.